Allora, Berti. Sì, eccoci qua. Senza ombra di dubbio abbiamo sentito questa sera un sacco di punti interessanti. Abbiamo adesso la regione che dovrà anche capire come e dove andare a intervenire su quelli che sono gli esuberi provinciali. Che Perché prospettive ci parlo di sta? esuberi perché purtroppo di questo stiamo trattando. Prima anche però si parlava, e quando si parla di dipendenti pubblici vorrei anche ricordare che purtroppo ci sono dipendenti pubblici che versano in pessime situazioni. Purtroppo penso ai forestali veneti che sono senza stipendio. Si riparla di ottobre, adesso staranno un anno senza lavorare. Questa è una Quindi cosa importante anche ricordare è queste importante cose, perché ricordare magari che ci non sono se anche ne parla famiglie, ci sono proprio. persone che vivono di questo lavoro e vorrei anche Certo. ricordare la grande dignità di queste persone che stanno continuando ad andare a lavorare, Ma per nonostante non quale siano ragione stipendiati. È sono senza stipendio? perché la regione non li sta pagando, è una questione che stiamo seguendo anche noi, è una questione Ed molto è da tempo che spinosa lo fanno questa e cosa. purtroppo è una È cosa che va ripetuta. avanti e la stessa cosa per certe parti della polizia locale che sono stati Ah, sì. messi in mobilità, altre 70 persone sono state messe in mobilità. Quindi io voglio dire, da una parte abbiamo visto ci sono enormi sprechi, dall'altra parte ci sono invece delle restrizioni incredibili, ci sono persone che si trovano veramente senza lo stipendio e senza la possibilità di andare fisicamente a lavorare. E lo vediamo noi in regione, appunto, lei prima chiedeva, persone che stanno entrando adesso all'interno delle istituzioni. Noi adesso abbiamo a che fare con una sentenza della Corte dei Conti che è andata appunto a modificare quelli che sono i margini di spesa all'interno della regione. E lo dico, viviamo in un caos incredibile perché ci troviamo con dei margini di spesa strettissimi da una parte, dove magari servirebbero, per esempio, nell'assunzione di dipendenti. Quindi noi vorremmo magari avere forza lavoro per poter lavorare meglio e dall'altra parte invece abbiamo appunto i famosi soldi di cui parlavamo prima, margini enormi. È una situazione di normalità che va ricercata. Noi ovviamente stiamo facendo la nostra parte, siamo appena insediati, si parla di queste prime settimane di lavoro, ora tocca a noi fare la nostra parte e ovviamente con tutte le altre parti del Consiglio, perché queste, ripeto, come si diceva prima, servono per il buon governo, servono per le Si parlava persone, anche per di riuscire. semplificazione Ma amministrativa, è una si parla delle di semplificazione. voci che è stata presa in considerazione perché anche lì la regione ha del suo. Ha sicuramente del suo, noi lo vediamo, ci sono degli iter burocratici molto lunghi. Io sono rimasto veramente spaventato a morte il primo giorno, mi hanno consegnato un pacco di carte, devo dire la verità, sono stato un pessimo alunno, devo ancora finire di compilarle tutte, ma perché? E io quando gli ho chiesto, può sembrare una cosa piccola, però è già importante, quando gli ho chiesto, ma scusate, ma perché mi date questi plichi di carte? Non posso recuperarli io in rete? Mi hanno detto no, devi prenderli La cartacei. dematerializzazione non esiste allora. No, noi l'abbiamo fatta. Allora, questo, Quando ecco, c'eravamo in questi sono regione termini abbiamo per la disparità. rinunciato a una serie di Allora, può servizi. sembrare una piccolezza, però sono tante piccole cose. La rassegna stampa Esatto. cartacea che ti arrivano dei Noi plichi non alti l'abbiamo così. più voluta. Allora, sono questi tanti sprechi, poi costano decine di migliaia di Esatto. euro, che mi farebbe molto più comodo. Io parlo come gruppo consiliare, parlo da capogruppo, a poter magari andare a integrare una persona che lavora adesso in provincia, viene messa in mobilità, magari potrebbe portare la sua competenza all'interno della regione per dare una Se la mano a lavorare meglio ai situazione è questa, cittadini e sì. farei volentierissimo a meno di avere il plico di carte alte così della rassegna stampa ogni giorno cartacea. Me la guardo dal computer, sono felice Noi uguale. addirittura l'avevamo Cioè, quantificata in alberi che si tagliavano, ecco, cioè, quindi per allora, dire, questa è la però non lo normalizzazione fanno e la tutti. razionalizzazione di cui parliamo. È una strada lunga, ma secondo Hanno me tutti il siamo sulla tablet, giusta passo dopo strada. passo. No, ma infatti Infatti puntando l'attenzione sulla non ho regione. capito. Abbiamo rinunciato nel Era il 2011. Consiglio regionale, si parlava della dematerializzazione degli atti e l'ha vissuta 5 anni fa. Adesso c'è il nuovo insediamento, cosa siamo tornati indietro? Non No, 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 credo. fermo, non è. Saranno gli atti No, 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 dovuti che non saranno è in tutti. forma Qualcuno ha cartacea, rinunciato ad sono avere i primi che vanno la a forma fumare. cartacea, altri ce l'hanno C'è in la forma firma cartacea digitale, poi firma. tranquillamente. No, io sono entrato in una Noi abbiamo stanza, rinunciato, non è che tutti i ma gruppi una avevano cosa rinunciato. impressionante. Sì, Quindi, ma vi giuro, pile da terra alte così. sì. E fa sì, questa è quella degli ultimi 2 giorni. Ogni consigliere, ogni dirigente, Non è sì, possibile. i Che te lo dice? consiglieri, i dirigenti e i segretari di commissione hanno La il segna stampa plico ce nella l'hanno in rassegna internet, stampa si fa presto ad e andare c'è dentro. tablet, Ma santo sono cielo, piccole cose, però ma lì sono scherzi. decine e 100.000 euro, decine di 80.000 lesbi euro, al sono giorno tre che stipendi, cioè vanno per sono la tre persone rassegna che vengono a cartacea lavorare. in consiglio regionale e poi il consiglio e poi c'è la giunta e poi ci sono tutti i vari dipartimenti.
che è impressionante, no? Sono cose che magari i cittadini qua non è questione di destra e di sinistra, è di spreco e basta. Allora, visto che la politica, scusami se ti interrompo, ma cioè i soggetti politici sono i, tra virgolette, i datori di lavoro dei dipendenti del sistema pubblico, in qualche maniera ne hanno parte, possono essere nella giornata a contatto con. E, abbiamo parlato del rinnovo contrattuale, domani, dopodomani e domani l'altro, noi come CGL e CISL Uil abbiamo tre iniziative, Milano, Roma, Bari, con delle riunioni dei delegati per iniziare un percorso di rivendicazione del contratto. E le prime risposte ovviamente, no, ma cosa costa questo contratto? No, noi altri, la cosa principale che stiamo portando avanti è alleiamoci in una lotta agli sprechi, in una efficientizzazione del sistema, in una razionalizzazione, facciamolo insieme, cioè un compito da fare in ogni ente, datore di lavoro, rappresentanza RSU e sindacati, insomma, e quello che si ricava può essere usato in parte per la contrattazione aziendale e quindi per favorire poi le riorganizzazioni che in ogni ente c'è. C'è resistenza persino a fare questo. Perché? Perché nelle pieghe degli sprechi e di tutte queste prebende molti ci guadagnano, molti ci navigano. E allora è giusto parlarne. Ecco, certo, ci sono i primi, mi interessa dire in questa trasmissione, proprio perché domani a Milano abbiamo la prima iniziativa, mi interessa dire questo, che il sindacato vuole sì il rinnovo del contratto personale, nazionale, insomma di lavoro, dopo 6 anni, crediamo sia giusto pur in questo contesto di differenziazione in questo paese di difficoltà, ma non discutiamo perché ce ne sono per tutti, ma soprattutto mettendo in campo questa cosa qui, un'alleanza col datore di lavoro e la provocazione ci stanno per affrontare la efficientizzazione, riorganizzazione e lotta agli sprechi in ogni ente. Quel che si ricava per una parte si è usato per tutto quel sistema che lavora lì. Ecco, questa è un po' una provocazione, ma lo dico perché qualora fosse, poi ci sentiremo, c'è qualcuno con cui ci siamo sentiti di più e mi spiace non poter parlare della Federazione del Campo Sampierese, che è anche di ingegnerizzazione del sistema strutturale della pubblica amministrazione per il risparmio di tasse, di spesa del personale, di spesa nei servizi, di aumento dei servizi erogati. C'è un esempio straordinario, è un esempio straordinario, se ne parla troppo poco, c'è bisogno di riorganizzare il sistema, forse non c'è tempo di parlarne poi, ma dico, è importante che loro per primi siano disponibili anche a provocarci, dire sindacato, camorra, sveglia, innovativo, però per rispondere a quelle cose. Ma sicuramente per sburocratizzare comunque gli enti pubblici bisogna anche dare gli strumenti perché questo possa avvenire. Io ho un'esperienza di lavoro in un ente molto piccolo, però che appunto grazie all'Unione è riuscito a mettere insieme un insieme di meccanismi che addirittura anche il post-it veniva fatto in via telematica. Parlo veniva fatto per poi ci sono state varie resistenze, qualche buona abitudine. E lei sono le resistenze che bisogna combattere. Ecco. E quindi dobbiamo lavorare in questa strada, andare avanti così. Sicuramente comunque i nostri dipendenti vanno valorizzati perché, ribadisco il concetto, in enti dove ci sono 4 persone che portano avanti la stessa mole di lavoro di altri comuni dove ce ne sono 50, capite bene che lo stipendio è sottodimensionato e la mole di lavoro è tantissima. E poi è un altro fronte dove si può lavorare molto, sarebbe quello l'accorpamento di questi comuni che alla fine sono un po' più grandi di qualche condominio, certo, di qualche punto, città. Cedere un po' del proprio e cercare di trovare un accordo. Sì, il piccolo campanilismo ormai non ha più senso, infatti. Anche perché guardate comunque dove dovrebbe andare in servizio. Unito le funzioni, meglio. Come il Campo Sampierese, non è che i sindaci abbiano perso il potere, l'hanno esaltato. Questo è il punto, perché anche qui vorrei pulire l'idea di questo sindacato vetusto che difende gli indifendibili. Io sono di questo avviso e lo sono da un bel po' di tempo. Coloro che escono dal proprio luogo di lavoro senza aver beggiato e quindi senza dover poi recuperare il lavoro che non hanno fatto vanno licenziati, punto. Non c'è, vanno fatto altro. Da sindacalista lo dice. No, ma io questo lo sto dicendo da 10 anni e dirò di più. Nel 2014
Nella pubblica amministrazione sono stati licenziati 842 dipendenti che non hanno fatto questa cosa, sono usciti senza aver timbrato, sentenza è passata in giudicato, cioè tra il primo e il secondo grado, sono stati licenziati, ma è giusto che sia così, perché se tu hai l'orario per stare al lavoro, esci correttamente, certo, perché hai chiesto un permesso, che recuperi, non c'è problema. Se sei uscito facendo il furbo, non ti spetta altro che il licenziamento, punto. E per quanto riguarda il mio sindacato, ma penso di poter parlare altrettanto per CGIL che non c'è, per la la posizione è chiara, chi non fa il proprio dovere va a casa, però chi lo fa merita rispetto, certo, rispetto e deve anche essere lavora un po' orgoglioso di fare questa funzione, perché dall'infermiere nella sala di corsia assistere il malato all'insegnante facciamo un servizio di grande qualità. Devo dire una battuta? Sì, no, sempre con piccoli esempi di amministrazione che non riguardano me, ma riguardano un amico che lavora lo stesso in amministrazione. Lui da posizione organizzativa, quindi da funzionario responsabile di una struttura, si è presentato nella nuova struttura a cui era stato designato. È andato, si è presentato e ha cominciato a lavorare nel suo ufficio. Ha cominciato a lavorare, è stato due giorni a mettersi a posto da solo le cose con l'aiuto di una dipendente. A un certo punto è arrivato il dipendente che conosceva comunque, perché insomma ci si dà del tu in ufficio, insomma dovrebbe essere un luogo di lavoro, dovrebbe essere accogliente anche dove le persone hanno un buon rapporto di, anche personale. È arrivata una persona e ha detto, sai Gianni, dico un nome a caso, sai Gianni fa, mi hai fatto venire voglia di lavorare, perché quello che c'era prima non aveva voglia di fare niente e dava solo ordini. Tu hai già il fatto che ti sei tirato sulle mani, che ti sei dato da fare, hai dato la possibilità anche a noi di avere una voglia in più, che è quella di dare una mano e lavorare insieme. Per dire che sono i dipendenti pubblici che poi oggi ancora di più stanno dando un esempio al loro interno per migliorare l'organizzazione. Quello che va migliorato è la serie di norme che purtroppo limitano l'attività della pubblica amministrazione. Esatto, la semplificazione. Io vi ringrazio, siamo arrivati al termine, grazie a tutti i nostri ospiti di essere stati qui con noi, in bocca al lupo per chi sta incominciando, intraprendendo una nuova attività in politica, nell'amministrazione della cosa pubblica, per chi intraprende, cioè riprende il vecchio lavoro, sempre comunque in un ruolo importante, sindacato in bocca al lupo per questa nuova sfida sempre significativa. Noi, questa praticamente è l'ultima puntata prima del periodo di sospensione estiva, quindi ci rivedremo in trasmissione diretta, in viva, quindi in aggiornamento con tutte le notizie e i fatti a partire da settembre. E quindi vi auguro una buona estate, speriamo che non succeda niente che possa costituire fattore di notizia, che ci turbi gli animi, ma che sia un'estate più tranquilla possibile, speriamo. E comunque voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla trasmissione, tutti gli ospiti che sono venuti, che quindi l'hanno arricchita con i loro contributi, i nostri tecnici in regia senza i quali la trasmissione non potrebbe esserci, e poi per i contributi video, per le ricerche Gianfranco Donvito. Grazie a tutti quanti voi, buonanotte, buon proseguimento, noi invece ci vediamo domani perché le dirette pranzo continuano ancora per un po'. Grazie. Il tuo prodotto è From Italy. Vendilo qui su www.bravoitalia.it. Bravo Italia è una nuova e dinamica piattaforma marketplace che vuole offrirti la possibilità di pubblicizzare e vendere i tuoi prodotti from Italy all'estero. Noi ci occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network. Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti. Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un click. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere. www.bravoitalia.it
bravoitalia.com. Come creare la propria pagina? Quali consigli si possono dare? Ma intanto bisogna appunto collegarsi sul sito, sull'home page, c'è la possibilità di potersi inserire e verrà data subito l'opportunità di inserire in vetrina i prodotti e noi faremo ovviamente un monitoraggio per vedere la qualità delle fotografie, però diciamo che ormai l'utente che utilizza e-commerce, che utilizza i siti o strumenti come il nostro o simili al nostro, comunque ormai sono così evoluti che grandi difficoltà non ce ne sono. Comunque l'Euro Internet Servizi, lo staff è in grado di dare anche un supporto per quanto riguarda per esempio il posizionamento in vetrina dei propri prodotti, ma anche sulle traduzioni. Per esempio, se uno vuole esportare in Cina, noi possiamo, magari ha bisogno di una traduzione in cinese per spiegare il prodotto o l'azienda che produce e che vuol vendere, noi siamo in grado di fare delle traduzioni. Quindi, però sono tutte cose che diamo in più se il cliente non si attrezza. Peraltro abbiamo visto che tutti quanti sono capaci e sono in grado di potersi adoperare. Ma il costo è zero, nel senso che il cliente non ha nessun costo per posizionare in vetrina i propri prodotti. Il costo che probabilmente in termini di tempo dovrà avere qualcuno che si dedica a posizionare sul portale questi prodotti. E ovviamente qualcuno dirà, beh, allora il vostro guadagno dov'è? Il nostro guadagno è e sarà nel momento in cui il cliente vende, nel senso in cui nel momento in cui l'azienda vende il proprio prodotto, una percentuale che si stabilisce all'inizio dell'attività da contratto verrà destinata all'Eurointerm, il resto resta tutto in azienda. La spedizione è a carico dell'impresa e per il pagamento l'acquirente acquista in un unico pagamento con PayPal. Una parte del guadagno la gran parte va all'azienda che espone i prodotti e una minima parte che è la nostra provvigione, il nostro guadagno. Ecco, noi abbiamo, tra virgolette, anche la presunzione di dire, ok, noi siamo in grado non solo di trovarti il personale anche all'estero, perché poi la nostra attività dell'Agenzia per il Lavoro è il lavoratore, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questo noi comunque lo garantiamo. Noi abbiamo imprese che delocalizzano o che vogliono vendere all'estero e cercano del personale, noi quello diciamo è il nostro core business principale. A questo abbiamo agganciato tutta una serie di iniziative tendenti proprio a supportare l'impresa per l'internazionalizzazione. Riteniamo che sia ormai la strada che tutte le aziende, anche quelle piccole, debbano perseguire. Ma devono accedere o possono accedere le aziende che non sono già strutturate, ci sono aziende che non hanno bisogno di Bravo Italia per poter vendere all'estero, ma quelle aziende che non sono strutturate e che hanno però un prodottino, un prodotto di qualità, made in Italy, che sia di qualità in termini di design, in termini di quell'atmosfera che solo il made in Italy può dare a un prodotto, ecco, quell'artigiano, quel piccolo imprenditore è quello il target che dovrebbe essere più interessato a Bravo Italia.